Si presenta come un oggetto dal design accattivante, un grande uovo avveniristico che richiama la nascita digitale. Entrando nell'uovo, infatti, ognuno si potrà creare il proprio avatar, una replica digitale di noi stessi. Tutto questo grazie al macchinario The Gate, che è stato presentato da iGoody, una startup tecnologica italiana che punta a creare un mercato di avatar con applicazioni in diversi settori, dal wellness agli e-sport, dal campo medico alla moda e ai social. Da oggi la Reggia di Versailles apre le sue porte a tutti. Sarà accessibile virtualmente in tutto il mondo sulla piattaforma Google Arts and Culture. Gli utenti, grazie alla tecnologia di Google, potranno visitare uno dei siti più famosi al mondo, con le sue sale, le opere d'arte e i manufatti preziosi. Versailles, The Palace is Yours, è una mostra online per chi non può visitare Parigi o chi vuole esplorare la Reggia in un modo nuovo. Il progetto include 18 tour virtuali con oltre 340 opere d'arte, tra cui i ritratti della famiglia reale ad alta risoluzione e le foto dell'archivio di Versailles del XIX secolo, oltre a 18 inediti modelli 3D di stanze ed oggetti iconici mai visti prima, dalla Galleria degli Specchi, lunga 73 metri, alla Camera del Re, fino al prezioso armadio dei gioielli di Maria Antonietta. La transizione verso una mobilità elettrica, pubblica e privata, è ormai un dato di fatto. Incerti possono restare ancora i tempi della sua completa diffusione a livello di mass market, non certo i suoi esiti. Ma per sostenere legislatori e amministratori nelle loro scelte di lungo periodo, bisogna arrivare a misurare i benefici della mobilità sostenibile, indicandone un preciso valore economico, riconosciuto dall'intera comunità scientifica, su cui valutare le migliori opportunità. Se ne è discusso nei 3 giorni di eMob 2019, la terza edizione del Festival delle Mobility, che si è svolto a Milano, a Palazzo Lombardia.